Ciao amici di Potere Robotico con la seconda novità stagionale, ovvero Zeta Mazinger dell'HL Pro, grazie a quella brava ditta della Brava, che ci Metaltech. rende Anzi, felici. no, quella brava ditta dell'HL Pro nella sua linea Metaltech che ci Metaltech. delizia di Robot. questi masterpiece, questi pezzi da maestro, da poter cacciarne rudo direttamente, pum, paf, un Un calcetto. calcetto nel sederino e via. Già, io vi voglio solo far vedere una cosa. Per carità, bellissima la scatola. Disegno è bello. Disegno è bello, tutto insieme, ma per contenere quelle tre stronzate lì c'era bisogno di fare proprio un po' di scatola. Non lo so. Perché se, adesso, ok, che noi lo prendiamo tramite Cosmic, comunque distributore, però l'Italia, cioè, comunque ci pensa Cosmic, ci dà una mano, eccetera. Ma se lo prendessimo fosse dal Giappone, Ti arriva una sberla sberla del del genere. genere e poi dentro c'è sta Sì, cosa, ma ti costa un comunque. casino di soldi in spedizione fatto così, cioè, non lo so, ma andate a Andate a fanculo. fanculo. Poi della HL Pro. Comunque, ecco qua. Tac. Questo è lo Zeta Mazinger. Non Oh. è Mazinga Z. No, è Zeta Mazinger. Ricordatevi bene che deriva da un manga di Gonagai. Che chiaramente noi sappiamo benissimo che in ogni sua opera, comunque, Gonagai associa sempre comunque Mazinga Z a Zeus. Sì, Cioè, comunque c'entra sempre un po' la mitologia greca. c'è sempre questa Sì, trasposizione. E qui in sì. questo caso qua proprio la facciamo fino in fondo. Oh. Infatti adesso vediamo anche qui dietro. Questo è Zeta Ok. Mazinger, questo è Zeus. E cioè è molto somigliante, Sì, quindi. esatto. Anche se Zeus era un robottone in questo Sì. caso. Anche perché da quello che ho capito, praticamente l'incipit del manga dice che gli dei greci non erano dei, erano robottoni. E Erano quindi. Esatto. robottoni. E questa era la sua incarnazione, diciamo, di Zeus, Benissimo. Qui che è infatti quella che lui dà abbiamo. quel somaro del pilota, È sempre così che è sempre caputo. così caputo. Non lo Perfetto. so. No, non lo so, chiedo a te. No, Visto non lo so. che Non ci sei mi sono lanciato buttato, ci così, sei eh? lanciato così e boh. Boh, beh, mi fermo qua. Ah, va bene. E qui adesso vediamo che c'è questa mezza colonna con dentro la spada nella Un roccia. E qui, patapum, po' alla Cavaliere ecco. dello Zodiaco, Esatto, questo coso estraiamo qua. questo che poi è più un gladio che una Con la spada, cioè spada. un Beh, scudo. ricorda nelle sue forme comunque i gladi greci. Ah, beh, Ci sta dentro? ok. Non lo so. Ce ne voglia. Mica tanto. Ma sarà questa qui la mano che impugna? Non lo so, se c'è un buco sì. Sì, ce l'ha un buco. Ma sa, non l'hanno fatto con molta precisione, sa, questo robottino, quindi Pensa, non è detto angela, che. ritorna qua. Ma sì. Chi se ne frega. Allora, vediamo un po' il robottino in se stesso. Che ha qualche problemuccio, o meno qualche problemuccio. Problema è che, ad esempio, ha le spalle molto dure. Infatti, qui vediamo che questo, ad esempio, con grande Un fatica po' gira. ogiva. Qua Ok. Beh, poi è venuto fuori un po' il invece coso. non gira proprio. Bisogna Oh no. mettersi lì con un phon, scaldare un po', eccetera. E allora dovrebbe cedere un po', ma così È veramente. molto duro da girare. Adesso, qui vediamo che abbiamo la. Movimento Ok, 45 gradi. anche qui, insomma, Ok, è per giusto. carità, un po' di movimento ce l'ha. Sì. Ma no, la Vediamo. possibilità non è I poi soliti baroca. snodi alla Gattaisa, Esatto, penosi, inguardabili. a scatto duri che magari ti si spaccano subito. Infatti, maneggiare con cautela. Movimento anche. Del piedino, però quello buono, secondo Sì, anche il busto me. è a Ok. questo momento. Poi c'è questo scrande, questo che è anche lui volendo asportabile Sì. e attaccabile. Tac. Vediamo qui. Ma si aggancia lo schienone. Esatto, non Sì. fa, non fa proprio il cinturone No. completo, ma fa Però un. dovrebbe No, essere giusto così, eh? vabbè, certo, no, soltanto per dire. E boh, basta. Grande, buona quantità di metallo, altezza come un Chogokin, 17 centimetri, senza infamia, senza lode. Insomma, è un prodotto che è l'unico che c'è di questo. Robo qua. Sì,
E altro non c'è, quindi Se siete fan di Gonagai. purtroppo la Metaltech, anzi la Kelle Pro, ci prende un po' per la gola perché fa delle robe che nessun altro ha fatto. E quindi insomma, se sei un po' completista, vuoi, Ti serve dopo, ci eh? caschi dentro, è un attimo, Eh sì. che questa qui, tra l'altro diciamo che è in tre versioni, che viene anche Ok. specificato anche qua. No, Non dare istruzioni perché non ci sono. esatto, viene specificato da dietro la scheda. Allora c'è la Blue Edition, che è la variante che comunque c'è sempre per l'Italia, eccetera. È meno, Cioè, sarebbe questo che sì, vedo. esatto, ci sono meno coppie e quindi praticamente viene distribuito con una cadenza, praticamente ogni tre di questi viene distribuito un quarto blu. Qui ci sono meno copie. Poi c'è la cosiddetta Black Edition, che è la Che è classica per il questa? mercato europeo, eccetera. E poi Ok. c'è la Chrome Edition, che è uguale a questo, solo che al posto di essere grigio satinato è cromato, che è, diciamo, per il mercato asiatico. Non è prevista la sua distribuzione nel mercato europeo, mentre invece la Blue Edition e la Black Edition sono previste per il mercato cosiddetto europeo. Questo era una piccola precisazione per il discorso tecnico della distribuzione. Tecnico-tattico. Bon, basta. Non c'è, a parte magari dargli una pesata, vi ho fatto Beh, vedere già, il nostro ecco, avvocato, l'avvocato che lui ci pensa lui. Il sa tutto quello che deve dittino magico naturalmente non funziona, fare. ma i Ma se sensei sei, lo sappiamo sai chi la sgrilla, che sa come muovere, il culetto lo sai. Chi la sgrilla funziona, funziona, non ragazzi, c'è dopo verso, non c'è funziona. verso. È un tocco magico, Un eh. tocco magico, Poi dai. siamo il nostro Zeta Mazinger, 221 grammi, è un È po' uno onesto. sbordaccino, È onesto. però Questo è pesante, adesso lo eh? Non pesiamo. vogliamo pesare questo tocco che deriva direttamente dalla casa del Di toro. 116 grammi. 116 grammi. La cresta gli si era un Beh, po'. vabbè, c'è ciuffo un po' Bon, bulla, eh? basta, ragazzi. A parte il pagellone, qua non è che ci sia molto altro da Eh dire. beh. Qui la Kelle Pro fa sempre delle robe un po' meglio anche nel discorso della. Un po' meglio il discorso comunque come è stata alloggiata all'interno della scatola. Non è il problema del gattaigia, che praticamente i pugnetti, le Ah, braccia sì. qua, gli è stato dato una piccola involucro di plastica che non si praticamente attacca le gambe, quindi non lascia il segno. Poi che altro dire? I segni di giunzione sono un po' meglio del gattaio, non ci sono delle grosse differenze. Adesso vi faccio vedere con un pif, Ah, sì, giusto. con un pif, Un pif grosso, sì, eh? esatto, ripeto, È un piffone quello lì, eh? pif, non ci Un sono pifferaio. segni di stacco o comunque praticamente non ridono. Le Sì, giunzioni, o meno si usa il termine tecnico, ridere. ridere Mica. praticamente Avevo. combaciano Sì. perfettamente. Vediamo anche l'altra gamba che non ha, Non ride neanche no, lei. esatto, non ha, Sì. è seria, è seria. Guardate che serietà. E Che stacco di ma gamba. anche che sobrietà, Ma che sobrietà. anche Ma che eleganza. eleganza. È Con un robot questo nero qua è elegante. molto elegante. Un robot, sì. Un robot inutile. E allora perché ce l'abbiamo qua? Perché io sono un asino. Cioè, inutile Dovresti che. star fermo. No, 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 gli errori bisogna farli fino in fondo. È Ma giusto, giusto. comunque, se ragazzi, è la Zeta Mazinger. Oh, è comunque un figlio di Gonagai che se li volete Non tutti, so se è questo c'è. legittimo, legittimo, No, però. dovrebbe essere legittimo, Però no? c'è, boh, basta, pagellone, basta, Pagellone, che pagellone. tagliamo poco. Pagellone. Allora, lo Zeta Mazinger, Li diamo. impatto estetico, bah. Brutto non è. Ma neanche bello. No, è normale. Io devo bere, va, Cosa avvocato. vuoi, alcolico o non alcolico? Alcolico, Dopo alcolico. aver sentito questo, vuole un Alcolico, alcolico? alcolico. Alcolico, alcolico, Il perché adesso moschino lì. mi devo. Oh, Mi figa! devo ubriacare.
Si deve concentrare su questo modello, senza pregiudizi. Che sarà difficile, eh. Visto come l'ha trattato prima. Allora, impatto estetico, dai, diamogli un 7,5. Ma sì. Ci sta, dai. Materiali sarebbero anche buoni, perché c'è del metallo... E poi è solido comunque. Gli snodi sono un po'... Quello è il problema. Su quelli sulle braccia. Però quello poi adesso lo diremo sulla posabilità. Sì. Allora, il materiale comunque un 8 glielo diamo. Sì. La verniciatura è onesta anche lei, non ha difetti, non ha... Io addirittura la verniciatura gli darei anche un bel 9. E glielo diamo. È meritata. Posabilità è lì. Si posa il problema, sì. Però figa, ha degli snodi che sono poi anche qui ad esempio, braccia che non girano, qui vogliono non è duro, è stagno, ma più che stagno è proprio duro. E comunque è montato male, perché te lo devono montare subito giusto, secondo me. Che ti fa pifi in un occhio. Scusa, sì o no? Ma ascolta, ma quello non c'entra un cacchio, nel senso, se è quando è dentro, non lo so, perché viene portato in giro, stombassato, magari si gira l'articolazione. Sì, così dura, è stata montata storta. Se ce l'hai molle, io non so cosa fare. Ma non c'entra se ce l'ho molle io. Non dobbiamo dirlo, sennò poi lo sanno tutti. Vabbè, comunque la possibilità. Quant'è? 6,5, dai. Trasformazione non pervenuta. Confezione bella. Sì. Esagerata. Beh. Per le tre stronzate che deve portare dentro. Vabbè, diamogli 8, dai. Perché comunque è accattivante da vedere. Rapporto qualità-prezzo. Gli accessori. Gli accessori. E anche di là. Ci sono gli accessori. Vabbè. Accessori. Per il momento diciamo... Accessori. Vabbè, c'è il Jet Scrander, o come cacchio si chiama. C'è questo builder, che poi c'è anche ali aperte. Oltre ali congiunte, si dice, quando no. Chiuse. Esatto. Ha la spadina, ha il portaspada. Ha un po' di mani. Sì. Aperte, chiuse, delle volte esatto. Se non si dimenticano di è un attimo, dimenticarsi in catena di montaggio, due manine. Niente di diamogli un 7,5. Da rapporto qualità prezzo costa tanto quel cancro qua, però è da 6, non di più. Un bel giudizio finale da Allora, è un robot che ci vuole? No. È un robot, un robot accattivante? No. È un robot che ti fa tirare il capezzo? No. Allora, sai. Ma no, un 7, dai, proprio perché... Vabbè, un 7. Sì. Però non è indispensabile in una collezione. No, allora no, perché... È chiaro, è un Mazinga, fa parte della famiglia. Ma zia di sta minchia, esatto, te lo fa la Kelle Pro, ragazzi. Bandai manco si degna di farlo. No? Cioè, ti ha fatto magari 32 Mazinga, 32 Nerger Z, Z Mazinga. No. Come gatta, no. Grazie, ma no. Esatto. Quindi, niente, questo... dopo averlo anche tanto criticato, bocciato e quant'altro, noi l'abbiamo, io l'ho comprato. Sì. Fate un po' voi le vostre considerazioni. Se avete qualcosa da chiedermi, chiedetemelo. Se volete iscrivetevi, fatelo. Se volete mandarci dei regali, fatelo. Se volete mandarci dei soldi, fatelo. Se delle donne ci volessero conoscere, fatelo. Io altro non so, se no è lo stesso. Sì, giusto. Adesso è Domo Putani. Oh.